lo sanno che l'Unione Europea ha dato il via libera alla farina di grilli che sono commestibili. In televisione giorni fa, gli sa che dice, mi piace, che è pazzo. O che pensano a qualche cosa di serio, non che pensano di serio, che le strade sono tutte rotte. Per la verità non tutti l'hanno presa bene, l'Unione Europea ha dato infatti il via libera alla farina di grillo, sulle tavole arrivano pane, pasta, pizza, biscotti e quant'altro. La notizia in Italia ha creato ovviamente non poco scetticismo, abituati alla dieta mediterranea. Eppure gli esperti sostengono che gli insetti saranno il cibo del futuro e potrebbero rappresentare una valida scelta sia dal punto di vista tradizionale sia dell'impatto ambientale. Ma i cittadini cosa ne pensano? Al microfono di Diego Martelli si lasciano andare alle proprie posizioni. Lei non ha la curiosità di provarla? No, mai. No, io sono stata all'Expo a Milano, ho visto i grilli. No. Ecco, lei è stata all'Expo. Quali paesi si cibano soprattutto di insetti? Non lo so, dell'Asia. Scommetto che lei ha una voglia matta di provare la farina di grilli. Di grilli? Ma può darsi pure, perché? Ah, vede, quindi insomma un po' di curiosità c'è. Provare tutto non va male. Anche il veleno, mangiandolo poco, è buono. Insomma. No, non va male. Formiche fritte in olio di balena. No, formiche fritte in olio di balena. Devono essere ancora meglio delle cavallette arrostite. Delizioso. Già l'ho assaggiata. Sì. Non solo la farina, ma insetti in generale. Sì. In che occasione? All'università. A Teramo se ne parlava di insetti edibili già da anni, sono almeno una decina d'anni che se ne parla. Se vuoi sfatare un luogo comune, allora alla fine la maggior parte degli insetti sono fritti, quindi sanno di fritto, al massimo sanno di pollo o non sanno di nulla, cioè, non hanno sapori particolari o sapori strani. Cavallette, scarafaggi, siblatte, queste cose qui. Devo dire che già adesso comunque noi mangiamo delle cose strane, il gorgonzola alla muffa, questo noi lo mangiamo, la pagliata è l'intestino del vitellino, il casumarzu lì, come si chiama il formaggio sardo, è quello coi vermi. Comunque preferiamo la porchetta noi che ai grilli, possono avere anche un buon sapore ma preferiamo la porchetta. Avete paura di una certa concorrenza o pensate che insomma non attecchirà? Non nemmeno, l'abruzzese è appassionato di carne, no? Di grilli. Io mangio pesce da quando avevo 5 anni, mio nonno faceva il pescatore, io ho 35 anni che faccio il pescivendolo, mio fratello ha fatto il pescatore 30 anni, quindi solo pesce mangio. Quindi insetti no? No, insetti no, sia mai. Io sono un cuoco, nella mia cucina non arriverà sicuramente. Sarà ecosostenibile tutto quello che è, però sarà un rifiuto, però andiamo più con la tradizione. Sì, sicuramente in Oriente è più, decisamente più, se non sbaglio si usano fritti o arrosto gli insetti interi. Lei come li preferisce? Probabilmente in tutti e due i modi, per vedere quale mi piacerebbe di più. Ma i grilli vanno lasciati? Ai tordi, sai chi è i tordi? Quelli che volano. L'uccello che va in giro. Non stanno più i tordi, stanno a comandare a Roma, i tordi. Per l'intervista voglio essere pagato. Sa come la pago? In farina di grilli. No, non mi interessa. Gli insetti hanno un apporto proteico, così si dice, molto elevato. No, questo lasciale perdere, no. Io Rete 8 le vedo tutti i giorni. Adesso che gli ho fatto sta domanda, gli insetti non la vedrà più. Ma guarda, a 71 anni non credi che riusciranno qualcuno a farmi cominciare a mangiare i grilli.